via! Fra! Perché? Fra! Vaffanculo! Se ti dà nonna... che me le strappi tutte così! Fermati! Oh, ecco i calzetti messi, eh. Guarda che anzi è bella questo crocifisso, eh? Che fa ogni volta? Eh? Che fa ogni volta, no? Allora parliamo. Eh? Quando stai al bagno? Ma anche a me, tu di là. Ah, ah, e vuoi. Niente. Che qual era il problema? Va al bagno, non è che va al bagno perché era sta al bagno. Ascolta la radio, sta a sedere, ascolta la radio. È vero o no? È vero, vai a vedere, sta piccata la radio. Ascolta la radio. Eh. Mentre sto al bagno, che vuoi? Certo, niente. E da me fa andare sotto al bagno, perché lui... Lui ascolta la radio al bagno. Al bagno che la radio. Radio bagno. Radio bagno. E qui dal bagno appena svezzata. Mamma mia, porca mia! Oh, ti sei messo anche tu stamattina! Rompi coglioni! Ma perché? Ti sei svegliato? Chi? Rompi coglioni! Chi si è svegliato? Allora, la figura tu! Chi si è svegliato? Chi tu sei... no, tu sei svegliato. E io chi so? Non stronzo. Come? Non stronzo. Come? Non stronzo. Ma perché? Ma buongiorno. Ma va a fanculo. Nonno. Chiamalo, Franco è bravo. Chiamalo. Ma sì, sono cure di quello. Oggi si prevede una giornata pazzesca. Namo. Eccola. La punto drillo. Oh no, sei contento? Sì, però. Quanto sei contento? Ho fatto un vomito anche stamattina. Chi ha fatto un vomito? Eccola la zia Gianna. Ta. Guarda che bei fiorellini, Zia! Giardino. Ha fatto un giardino, io ho fatto? Sì, ecco. Io ho fatto il giardino. Il giardino della zia. Siamo passati anche dai. Siamo passati anche dai tuoi genitori, Beh. Gli mettiamo il cero, pensate. Che figlio bravo. Fermati là, lasciami via sta capoccia. Comunque è un'emozione, raga, vedere queste cose, ve lo giuro. E oggi ha scroccato la spesa, ecco. Che ha scroccato? No, la spesa ha scroccato anche oggi, via. Un'altra scroccata e via con la punto drillo. Madonna, aiuto, ma anche tu! Dai a dietro! Come? Dietro! Dietro tu! Allora, mamma! Cosa fa? E da venire a dietro! No, canzi! Sto sterzo a destra! No! Do! Dall'altra parte! Sta il muso là. Ma come mai? Mannaggia il croce strada. Ma io da sta a combattere con uno stronzo. Che fa o no? Leviti! Che stai a fare? Leviti! Che stai? Scemo! Che stai a fare? Mannaggia che risvolto! Fammi buttare l'olio! Te butto tutto addosso dopo! Ma perché? Che stai a fare? Mannaggia la madonna! Arzughe o no? Sì. Arzughe? Sì. Che arzughe? No. Che arzughe? Guardate che roba, adesivi da tutte le parti, felpe perché è un po' più freschino, maglia sta pieno, adesivo, può essere anche una maglia dormimo, un'altra maglia, la tazza. Buongiorno un cazzo! La maglietta. Ah! Mamma mia ragazzi, cliccate sul link che trovate qua, cliccate e riceverete... le nostre cartoline autografate, eccole qua. È normale, non ci c'entra, non niente. Era un po' che non riprendevo la macchina questa, che la mia sorella guida, proprio se sta un po' in position più avanti del cofano, è incredibile. Oggi allenamento fatto con Federico,
prima volta mi allenavo con lui, devo dire che sei uno stronzo anche tu. No, è un grande qua. No, scherzo. Quanto sul grosso, va. Grande Fede. A casa, cioè guardate che roba, raga. Guardate che roba. Gnocchi, oggi è mercoledì, non è giovedì. Insomma, io le faccio. Lei si anticipa. Mamma mia, raga. Mamma mia. Sta pasta di patate è emozionante perché dentro a dentro ti fa sentire la tradizione, l'emozione nel farlo, la manualità. Brava. Le patate io. Ora chiuditi qui. Perché? No, devo entrare. E beh, finisola su. No, ma con questa cattiveria te ne vè. Oh. Ma guarda che lavoro, che personaggio, eh. Ma come si comporta sto signore? Io volevo... conferma che c'è il treno. Eccolo, eccolo il pellegrinaggio. Quello che... gli ha prestato? Io volevo dire, ragionamento semplice, gli ho prestato 5.000 euro, ma tuo nonno non ci sentiva. Ah. Adesso che ha messo l'apparecchio, gliela chiedo tante volte. Ma dai 5.000 euro. Quelle 5.000 euro te ricordi? Dai, che ce l'ho prestati? Dai, si cinque. Te dico io, no. Da me. Dai, si cinque. Oh, porca! No, mi no, 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 perché me ne voglio no, quando no, si parlano le soldi. No, no, ma no, 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 no. Sua santità vi benedice e vi custodisce. No! No, 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 no. Blasfemo! Esci, no. Satana, da questo corpo immondo, infosso, infimo. La benedizione, vai. Benedicus vobis, impotentis deus, peccatoribus, bestemmiorum. Vattene! Amen! Ma l'ha l'inviato del Papa, gli dici così? Questo è l'inviato di Sua Santità. Questa è testa da cazzo. No! Che vecchio ancora fa l'inviato, inviato. Ma giù le mani, inviato. Dio! No! Mamma mia. Per carità, sta lontano da Satana. Exurgit. Non dalle palle. Oh, oh! Oh, oh, oh! McGregor. Ryan Sugar Robinson, fermo, fermo. Porca miseria. Fermo, beh, non spingete. Ma che non fai? Spingete. No! Montiamo? No, finivo, eh. Niente, l'unica fermata dell'autobus sempre piena. Nonostante passano i pullman, eh. Niente. Sempre piena, non salgono mai passeggeri. Eccola. Chi l'ha comprato? Ma se no sembra anziano. Ecco Topazia, incredibile. Sì. Ah! Madonna, quanto pesi. Madonna, quanto pesi, come il furgoncino della porchetta. Hai che ci senti? Assomiglierà qualcuno. E tanto un cagnetto. Assomiglierà qualcuno. Fermete. Guarda che del dono. Eccolo. Ma questo è un discesa. Ah, c'è l'apparecchio. Ma tu non sai che è fatto. Oh no, ce l'hai o no? No, parla piano. Parla piano, shh, parla piano. No, no. Non è che parlo. Ma perché non ti sei sentito tu? Ma adesso ti senti bene? Parla piano. Adesso fa autentica qualità. Stronzo. Stronzo. Il caso AstraZeneca. Il come? Disastro della comunicazione. Ma più forte di lui. I costi per l'Italia e per le... Guarda che sta parlando la tua sorella. Va via! Va via! No, no! Oh, oh no! Nonno! Ma che stai a fare? Come lo sentiamo te? Chi? Amedeo! Ma perché? Che sega, me ne vuole! Così che può scappare così? No, le minacce no. Cristoteca nel frattempo, guardate il parastinco. No, c'è la Cristoteca, parastinco di Sant'Ubaldo, padre spio che spia tutti e compagnia bella, la Madonna dello Stapieno. Lei fa i cappelletti, eccola, guardate, eh nonna Marì, oggi che hai fatto? I gnocchi, le lasagne e i cappelletti, perfetto, per 2 mesi stiamo a posto. Come vanno?
fanno sti cappelletti? O no? No, no. Ma come mai? Che ti ha fatto adesso? Già vedo che viene a rompi con io. Guarda, o no? O no? Guarda. Vede? Di questo me ne immaginavo che lui controllo. Ma volevo vedere se era dopo metto la cosa se erano antisismici. Vaffanculo, stronzo. No, le cose da fare quelle che si possono fare. Ma se era antisismico. Nonnino bello, io non sono nessuno, né bello. Dammi un bacetto. Sì, dammi. Oh, si fa un pennello. Sì, ma non da venire a rompicoglione. Tu non da fai. Ma il pennello te lo vuoi? Dai il culo. No, guarda quanto me lo sto allunga, guarda. Crocistrada, no, però. Tu sei il mio nonnino che ti fa il pennello. Domani mattina ti vengo a svegliare, ti faccio una coccolina bella. Sì, sì, sì. In qui a fare non si caricano, e scaricano quell'altra sera. Allora, tu chi sei? Io sono il nonno dell'Italia. Quindi, buonanotte. Buonanotte e andate a fanculo. Oh, andate. Tutti? Tutti. Dal primo all'ultimo. E beh, che fai? Fai gli sconti? A parte il vaffanculo del nonno, ma ditemi un lusso più grosso di questo. Cioè, proprio voglio una cena fuori da quello. Fusion, pish. Toh. Cappelletto della nonna appena fatto, ma che ne volete sapere?